Salve a tutti ragazzi, sono Antonio Cossano e oggi ho fatto top, sono arrivato secondo al local da Marco Litrico, che è la migliore fumetteria di Catania. Che cosa hai giocato, Antonio? Cosa ho giocato ovviamente la Comics Collection. Oggi ho giocato con questi sei lord, ovviamente del team Elysium, ragazzi. Con questi sei lord oggi, perché ne ho giocati sei perché sono troppo forti. Ho giocato Eldritch Invoked con un amico. Qua lo facciamo vedere a tutti quanti, col dragone. Col dragone. Va bene, cominciamo a vedere la deck. E cosa fa il dragone? Non me lo ricordo, non l'ho usato mai. Fa il caffè. Allora, cominciamo con tre. Questa vai. Con tre lord. E sono 6 quasi, se adesso sono duplicato. Tra così salgono prima. Uno è secret, perché questo non me lo possono negare. A chiappa, Gabriele Torrisi. Due asci comuni, ragazzi. Perché così non le pesco tutte e due. Troll comuni. Perché alle attacchi comuni possono fare solo calle due comuni. No, perché quelli ultra li ho venduti e sono povero. Poi dopo di che, due Nibiru di main. Ripeto, sono povero. Giochiamo. Ma quello Ultimate comune. Questo ricordiamo che me l'ha regalato Sando Dignoli. Una delle persone più forti a Catania e provincia. Quante palline, 4 al giorno. 3 Eldland, l'unica carta super praticamente d'archetipo, che è la più forte di tutte. E poi dopodiché sempre la pazzia, 2 super, una secret, a chiappa, Gabriele Torrisi. Vattene qua. Che un mondo di sempre. Basta, non capo si bria, basta. Perché queste, due? Allora, se ricordiamo, Enzo Platania, vendo la terza. Vendo la terza. Lo spaccio internazionale. Ricordiamo anche Loris Calabretta, che mi ha consigliato di prenderle. E ricordiamo Ciccio Testa, che prima o poi verrà anche a giocare. E che stava smindando il Dragma. Perché è pazzo. Ma perché poi super? Perché? Due Invocation super, perché se le giocassi Secret le avrei sempre in mano. Poi dopodiché gioco una Black Awakening, una White Destiny. Bellissima, faccio risposta a call delle persone si imbiccano. Poi dopodiché gioco una Red Ice Fusion common, ovviamente. Questa common, acchiappate. Ragazzi, common salgono prima. Colled, come mai una sola? Perché era con Anni, deciso così. No. Perché poi purtroppo. Tre Scarlet. Ma perché non ci sono quelle con la mia faccia? Quelle con la sua faccia le vendiamo. Ragazzi, sono misprint. Sono misprint. Le vendiamo solo su Amazon. Poi dopodiché, tre conquisto, oggi carta partita. Due Achero. Di Achero, carta preferita di Sando Dignoli. Bellissimo. No, non è vero. Facciamo vedere. Tre Impermanence. Perché rigorosamente, perché sì, che non si può fare. Uno Skill Drain, e poi dopodiché gioco di main un Imperial Order, che ce l'avevo da quando ero piccolo. Quasi piccolo difetto. Che è piegato, ma va bene comunque, fai il suo dovere. Si sente quando si pesca. Ma adesso vediamo l'extra. Allora, Admirage, vediamo, combo amicizia con Secur Gardener. Sì. Comune, Antonio. Rigorosamente comune. Ma perché l'Ammirage che è ultra. Poi facciamo il Redland, purtroppo è ultra perché c'è solo questo. Meno male. Fenice, super. Questo rigorosamente è ultra. Chi ce l'avevo Secret e gliel'ho cambiato a Lois Calabretta, perché è un amico mio. Poi dopodiché la mia carta preferita. Ma l'amico, il territorio. Amico, non ne esistono. C'è quella dove sopra c'è quello. Dopodiché questa e questa, che sono proprio le carte. Vabbè, sono auto-win praticamente, servono a far impiccare le persone. Playedes di Lois Calabretta, ricordiamo, lo sto nominando x mila volte. Poi in due Meshab. Ma questo mazzo è finanziato da Lois Calabretta. No, quando mai? Quando non mi dare pure i soldi. Bravo. Purgatrice. Anzi, non avanza soldi. Questi sono tutti i soldi dell'officina. Povero biscotto. Mamma mia, poi dopodiché il Dragoon, di cui e il Ragnolink, che comunque ho usato per mandare le trappole al cimitero. Dopodiché facciamo così, salutiamo la side. La mia side prepotente. Allora, io comunque vabbè, tipo le cose strane che fa Enzo praticamente, va. No, Enzo gioca tipo mono solenne gioca. Lasciamo perdere, no. Ok, quindi questo repartino Kaijo che ci sta. Abbiamo un Peppe Torrisi indignato per la side di Enzo che fa cadere i capelli. Ma qual è Enzo? È la mia side, perché questa la uso per fare. No, quello che gioca Enzo.
Ah, quello sì. Poi dove che giochiamo? Due corvi, oggi perché, fortissimi perché? Contro Eldritch, fortissimi. Perché? Perché i corvi? Perché due? Perché se no li pesco, ne pesco tre in mano proprio. Poi dopodiché, due, ragazzi, due, cosa t'è stata? Forte in questo meta. Ovviamente. Non ho paura. Due cicloni, troppo forte oggi, proprio un ciclone mi ha fatto vincere una partita. Allora, facciamo continuiamo. Allora, continuiamo, abbiamo interruzione. Due barrier. Cosa? E due judgment non da retro palca e chiappate. Voi dite bellissimi. Allora, chi vuoi salutare? Allora, chi voglio salutare? Intanto voglio salutare tutto il team, tutte le persone che credono in me. Un saluto a Clarissa. Un saluto ai Golden Lord di Santo. Golden Lord di Santo. Un saluto a Lois Calabretta, a Enzo Platania, ad Archimede, Zoro Chiesa, che è qua, mio fratello. E un saluto anche a Peppe Torrisi. Al cameraman, no, vero? Salutiamo anche Gabriele Torrisi. Salutiamo Gabriele Torrisi, indegnato per le mie carte comuni. Poi, dopodiché, salutiamo Ciccio Noid, che non c'è, colpa sua. È morto. Fabrizio Spina, no, salutiamo, il nostro eroe di quartiere. Spina, soprattutto, Fabio, salutiamo il cameraman Alberto Spina. Voglio fare un grande saluto a Angelo Parisi, con cui ho parlato molto in questi giorni, che mi ha dato una mano a buildare il mazzo e a migliorare. Va bene, grazie Antonio, alla prossima. Un saluto a tutti, arrivederci.